Bentornati sul canale YouTube di Radio Rossonera con il secondo appuntamento estivo con questa versione del talk ristretta Summer Edition, in cui ci facciamo due chiacchiere magari un po' lontane dal calciomercato, del quale ovviamente si parla sempre ad obbligo di riscatto alle 10 del mattino, e per la seconda volta di fila dopo l'appuntamento del lunedì sono insieme a Giacomo Todisco. Ciao Jack. Ciao Davide, ciao a tutti. E finalmente ovviamente oggi abbiamo anche un po' di ciccia, insomma, un po' di calcio giocato. Sì. Che non fa mai male. Lunedì abbiamo parlato di Milan-Barcellona, di quelle che erano le sperimentazioni che voleva portare Paolo Fonseca in questa amichevole, sperimentazioni che sono avvenute perché il Milan ha giocato questa notte contro il Barcellona, ha pareggiato per 2-2, ha vinto i calci di rigore grazie a due parate del portierino classe 2005 Lorenzo Torriani. I gol sono stati segnati nel primo tempo: il primo da Luka Jovic su assist di Christian Pulisic, il secondo dallo stesso Christian Pulisic su assist di Rafael Leao. Pulisic che è stato anche il migliore in campo del Milan in questa amichevole, quindi il Milan vince e chiude la tournée americana, il Soccer Champions Tour, con 3 vittorie di cui una arrivata ai rigori, e tutto sommato dei buoni segnali e dei segnali importanti che sono arrivati anche in ottica di come potrà essere gestita la stagione. Non so se ti ricordi, già che lunedì parlavamo un pochino della quarti super offensiva, parlavamo un pochino di come avrebbe potuto schierare la squadra, ma facciamo un piccolo recap perché il Milan ha giocato con un 11 particolare. È entrato in campo con Alexis Salemakers nella versione terzino destro al posto di Davide Calabria, coppia di centrali Malik Chao e Fik Tomori, a sinistra ha giocato Terracciano, nei due mediani hanno giocato Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musa, davanti Rafael Leao, Luka Jovic davanti, trequartista Christian Pulisic, a destra Chukwueze, quindi 4 punte. Poi a fine primo tempo Calabria è subentrato a Jovic, Salemakers è salito a fare l'esterno di sinistra, Leao è stato sostituito per Bennacer, quindi Loftus sulla tre quarti e la coppia di mediani Bennacer-Musa. Poi dal 60° sono entrati Adli al posto di Musa e Okafor al posto di Pulisic, quindi esordio anche per Okafor, mezz'ora nel ruolo di punta. Poi al 78° dentro anche Jimenez, Gabbia e Cuenca, poi Kalulu e Zeroli decisivi ai rigori, soprattutto Zeroli che ha segnato quello decisivo mentre Kalulu ha sbagliato. I temi di questa partita fondamentalmente sono quelli che avevamo anticipato lunedì, nel senso Fonseca aveva promesso tra virgolette una squadra ultra offensiva e una squadra ultra offensiva, una squadra molto offensiva, e una squadra molto offensiva è stata, con 4 punte e con un equilibrio in fase difensiva che è sembrato in alcune fasi, soprattutto nella seconda parte del primo tempo e in quasi praticamente nella metà del secondo tempo è sembrato un pochino mancare. Jack, ti farei commentare un pochino questi due temi riguardo, poi andiamo a parlare anche di qualche singolo riguardo appunto la fase difensiva e questa super trazione offensiva che abbiamo avuto davanti. Sì, parto da quest'ultimo spunto perché effettivamente il fatto che fossimo così sbilanciati va un po' ovviamente insieme al fatto che poi difensivamente abbiamo rischiato tanto, perché già la scelta di schierare Salemakers come terzino preferito per esempio a Calabria, a Kalulu, a Jimenez, insomma le alternative ne aveva Fonseca, può essere già un'indicazione sul tipo di calcio che già sarebbe stato orientato a fare in quest'ultima uscita in America. E da questo punto di vista, avendo due terzini che di fatto sono due esterni di centrocampo, perché anche Terracciano, ricordiamo che da Verona giocava a centrocampo con 3 difensori dietro, non è come fare il terzino a 4, sicuramente hanno esposto Chao e Tomori soprattutto nel primo tempo a dei rischi importanti, perché molte volte si ritrovavano a dover coprire i buchi a destra, a sinistra, che un po' inevitabilmente, mi viene da dire, lasciavano i nostri terzini. E per quanto riguarda poi in generale la struttura difensiva, quanto abbiamo rischiato, c'è anche da dire di un mediano, di uno che veramente possa fare quel filtro che a noi manca obiettivamente da un po' di tempo a questa parte e che ancora non è arrivato dal mercato. Si sperava che magari arretrando un po' Bennacer, un po' Musa, si riuscisse a creare questa cosa. È chiaro che un mediano a due non lo crei dall'oggi al domani, e non si poteva pensare che non avremmo rischiato niente col Barcellona in questa situazione, però è anche da dire che veramente ieri abbiamo rischiato tanto. Ci sono state 2 o 3 occasioni in particolare in cui hanno fatto 1-2 semplicissimo al limite dell'area,
e sono andati in porta, saltando praticamente centrocampo e difesa nel giro di tre passaggi. E quindi questo certamente è un qualcosa su cui ragionare, su cui pensare, perché un conto è la proposta di calcio che tu vuoi fare e un conto è se puoi farla con gli uomini che hai. E detto questo, dall'altra parte della medaglia c'è una tre quarti che funziona molto bene, secondo me. È chiaro che, appunto, come abbiamo detto finora, ti espone a qualche rischio, però onestamente vedere Chukwueze, Pulisic e Leao dietro a una prima punta, a prescindere da chi sia, è qualcosa che fa bene da vedere, che è, oltre che essere bello da vedere, anche concreto, perché molte volte, avendo tre giocatori assolutamente pericolosi, occupano di più i pensieri dei difensori avversari, quindi per esempio i due esterni possono essere un po' più liberi, un po' più smarcati. Quando Leao riceve palla, come in occasione del secondo gol, Pulisic ha la possibilità di buttarsi dentro, di ricevere, poi di andare a concludere con qualità. E soprattutto abbiamo visto nel primo gol, secondo me è stato proprio l'emblema, con Chukwueze che riceve sull'esterno, vede il taglio di Pulisic, lo serve, poi il pallone dentro per Jovic. Cioè, quello è proprio il manifesto di un calcio che è propositivo e che si può fare anche con tre trequartisti dietro alla punta. Quindi da questo punto di vista assolutamente positivo. Sì, positivo potersi permettere di schierare Christian Pulisic da numero 10, diciamo che è un ricamino, nel senso che ovviamente ad una trazione super offensiva, ad una capacità di fuoco che aumenta molto davanti, lo abbiamo visto nei primi 20 minuti soprattutto, dietro lasci qualcosa. Poi eravamo veramente messi in assetto super offensivo con anche Alexis da terzino, però delle indicazioni importanti sono arrivate. Fonseca, lo ha detto lo stesso Fonseca in conferenza dopo la partita, mi piace tantissimo Pulisic da 10, è un giocatore intelligente, è un giocatore che può stare lì. Certo è che si apre un'importante questione, cioè sarà una stagione come quella dello scorso anno dove cercheremo di fare un gol in più degli altri? L'anno scorso abbiamo avuto veramente degli enormi problemi nell'assetto di gioco, nel modo di difendere, che poi ci hanno portato a prendere 2, 3, 4 gol anche con squadre neopromosse. Ma è la prima cosa che ha detto Paolo Fonseca quando è arrivato nella prima conferenza: dobbiamo cambiare modo di difendere, dobbiamo cambiare. Però certo è che se gli uomini rimangono gli stessi e se dal mercato non arriva un aiuto, di Fofana ne hanno parlato tanto stamattina. Comunque l'inserimento del Manchester United, nonostante fino a qualche settimana fa potesse sembrare un bluff, adesso è concreto. Il nome rimane comunque in una lista, perché anche lo United è su Amrabat, è su Rios, è su Ugarte, è su Sanderberg, un giocatore nordico che gioca in Premier League, ha tanti nomi. Vedremo se sicuramente ha più potenza economica del Milan, o meglio c'è la volontà di investire da parte dello United. Il Milan invece ha dimostrato che gli affari li chiude solo alle cifre che praticamente vuole lui, motivo per il quale è saltato per esempio Zirkzee, ma vedremo. Certo è che un acquisto lì serve sicuramente, e lo abbiamo dimostrato, anche perché nel ruolo di mediano in questa partita si sono alternati Ruben Loftus-Cheek, poi Bennacer, poi è uscito Musa, è entrato Adli, cioè comunque li abbiamo visti tutti. Fonseca sta facendo delle prove, e bisogna dire che sta facendo delle prove, perché se non li vedi durante la partita, durante i 90 minuti, quando li vedi in allenamento magari è più difficile capire come girò la squadra contro un avversario comunque molto propositivo e molto tecnico come il Barcellona. Sono arrivate alle indicazioni, vedremo cosa succederà sul mercato. Certo è che un acquisto lì forse indispensabile, forse veramente veramente indispensabile. Parlerei al volo di qualche singolo, perché sono arrivate delle indicazioni importanti. Come hai visto Salemakers, questo esperimento di Salemakers da terzino destro? Ti dico al volo la mia, a parte l'errore, se così si può chiamare, sul primo gol. Lo preferisco davanti. A Bologna ha giocato una stagione intera praticamente da ala sinistra o da esterno nel 4-2-3-1, ha fatto vedere che lì può essere molto importante per le caratteristiche che ha. L'esperimento terzino potrebbe, anzi secondo me deve rimanere tale, cioè deve rimanere un esperimento. Sì, sono d'accordo con te, perché è vero che ti dà una soluzione in più in quanto a impostazione, in quanto a alternativa, perché comunque è sempre vivace, si propone sempre,
però quello che ti dà è molto di meno rispetto a quanto ti toglie effettivamente, perché è un difensore che non è abituato a difendere, a dover sempre fronteggiare avversari importanti, pericolosi. Ieri c'era Rafinha da quella parte. Sono in generale, sì, qualsiasi quando, quando vai a giocare contro, in generale contro i giocatori di Serie A, da quel lato del campo c'è sempre il rischio che uno contro uno devi saperci stare, devi saper in qualche modo essere, devi essere un po' abituato a questa cosa. Sì, ti trovi Kvaratskhelia e diciamo che la vita è molto molto difficile. Esatto, diciamo che per tutti i progetti che si può avere in mente su Sam Kerrs, quello mi sembra un progetto assolutamente da un po' da accantonare, onestamente, perché è un giocatore che può fare l'esterno di destra, può fare l'esterno di sinistra, puoi inventarti qualcosina in più a centrocampo in diversi moduli, però io lascerei perdere quello di fargli fare il terzino a 4, anche perché poi però è un esperimento, è un esperimento e tale rimarrà. Non ne abbiamo neanche tutto questo bisogno, onestamente. Esatto. Stiamo chiudendo Emerson Royal, abbiamo Calabria, abbiamo Calulu che può giocare lì, abbiamo i Menez che giocherà un po' a sinistra, un po' a destra, va bene così, secondo me non c'è bisogno proprio. Ma sì, giusto, calcio d'agosto si sperimenta, se no servirebbe a gran poco. Rafael Leao io l'ho visto molto bene anche a livello di gamba, la gamba c'è già strappato, è già entrato nell'azione del secondo gol con l'assist, io l'ho visto veramente in palla, Rafa può cominciare secondo me molto molto bene la stagione dal punto di vista proprio fisico, poi speriamo che non abbia il suo classico calo dopo i primi 2-3 mesi, però Rafa come sempre i blocchi di partenza c'è. Cioè. Sì, infatti hai detto bene, perché anch'io l'ho visto bene proprio dal punto di vista fisico, era proprio già straripante, già la prima volta che mi è rimasta impressa, la prima volta che ha preso palla, che era un mezzo uno contro uno, era di schiena, si è girato, ha lanciato, calciato sulla palla e poi ovviamente è arrivato prima l'avversario, ha fatto a un certo punto due cambi di direzione, che dove poi ha sbagliato l'appoggio dentro, che sono del miglior Leao, quindi onestamente sono contento di trovarlo così, anche perché non ha smesso troppo tempo fa di giocare, visto che comunque col Portogallo è andato abbastanza avanti, e quindi sicuramente sì, un'indicazione importante quella che ci ha dato Leao. Certo è che ieri è stato un peccato non veder concluse quelle due azioni che lui ha portato quando ha portato palla fino in fondo, però vabbè, ci sta, e ha fatto comunque l'assist, infatti, quindi è entrato un po' nel tabellino, quindi va bene così, insomma. Sono assolutamente soddisfatto. Ma sì. La mezz'ora di Okafor da punta, perché se ne è parlato un pochino nei giorni scorsi, c'è l'interesse della Roma, ma il Milan sembra che non voglia metterlo nello scambio per Abraham. Su un importante quotidiano, in un'analisi della scorsa mattinata, mi pare nella mattinata di ieri, è stata paventata l'idea, insomma, di Fonseca, che vorrebbe fare di Okafor il Jonathan David del Milan. Come l'hai visto in questa mezz'ora da punta, nonostante i ritmi nell'ultima mezz'ora erano comunque blandi, cioè si andava di strappi e la spia del motore, cioè la spia della benzina, insomma, era già accesa sulla riserva, ecco. Sì, infatti poi è dovuto infatti molte volte scendere a cercarsi palla, ha preso un po' di botte, ha preso un po' di falli. Devo dirti che onestamente a livello offensivo non so darti un grosso giudizio, perché di occasioni o di momenti in cui si è andati oltre la metà campo veramente veramente poche. Certo è che quello che ci ha fatto capire secondo me in questa mezz'ora è che se Fonseca vuole puntare su di lui a livello di prima punta deve puntarci seriamente e non magari metterlo in qualche spezzone così un po' a caso, perché sarebbe un po' un peccato, un po' uno spreco, voglio dire, una volta. Però l'ha detto sempre in conferenza, rispondendo a una domanda: mister, perché Camarda non ha avuto minuti? Fonseca ha risposto chiaramente: c'erano altri giocatori che avevano molto più bisogno di minutaggio di lui. Per me si riferiva chiaramente a Noah Kafor, all'altro giocatore che ha giocato in attacco. Quindi, esatto, e ben venga che magari anche nel trofeo Berlusconi, non credo che Morata, che è la prossima amichevole che giocheremo, non credo che Morata avrà tantissimi minuti. Sicuramente potrebbe fare l'esordio a San Siro, perché si unisce alla squadra tre giorni prima, però vedremo. Anche per me poca roba da dire sulla mezz'ora di Okafor, visto comunque il contesto nel quale ha operato. Due battutine su Yunus Musa, che comunque sta avendo continuità dopo la partita con lo United, cioè con il City.
Ti dico, secondo me, c'ho gli incubi sto United quest'estate. Per me sembra United che vogliono comprarmi anche le sedie al giardino. Adesso si inserisce ovunque. Ti stai attento che adesso ti compaiono da dietro. No, ti dico, Musa mi è piaciuto in questa posizione da mediano. Ho fatto due o tre volte in cui riesce a staccarsi dalla marcatura e a ricevere dall'esterno quando ha un po' di spazio per puntare più centralmente, che mi piace molto in questa sua funzione. Certo è che non deve essere il centrocampista di rottura un po' alla Fofana, cioè non vorrei che poi passasse, visto che ne abbiamo parlato anche lunedì, il concetto che abbiamo Musa quindi va bene così. Secondo me no, nel senso che non basta, non ha tutte quelle diciamo che non ha prettamente quelle caratteristiche, e quindi è meglio sfruttarne altre, per esempio l'inserimento, come ieri è riuscito a fare molte volte, la gamba, perché veramente ha un chilometraggio importante a sua disposizione per ogni partita da questo punto di vista. È un po' Gasperiniano come centrocampista, sì. Cioè in quello schieramento lì dell'Atalanta con i due ce lo vedrai bene a ricoprire quei compiti. Sì, quindi comunque il giudizio complessivo è abbastanza positivo, devo dirti, sulla partita di Musa. È stato un po' quello che mi aspettavo, devo dirti. Non una partita straordinariamente buona, però comunque ha dato dei segnali positivi, secondo me. Piccolo applauso ovviamente anche a Lorenzo Torriani, che ha fatto una grandissima tournée, lo abbiamo detto anche in apertura. Cominciano a circolare voci sulla possibilità che sia lui il secondo di Mike Maignan in attesa di Sportiello. Vedremo, anche perché la trattativa con Scuffetta sembra non decollare, e vedremo. Lorenzo sicuramente non siano i 90 minuti e ai calci di rigore non ha dovuto fare due grandi parate, però è stato molto reattivo, pronto, e praticamente ha consegnato la vittoria al Milan. Però a proposito di trattative, se quella per Simone Scuffetto come secondo portiere sembra essersi arenata con il Cagliari, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo, questa mattina è spuntato un nuovo nome di calciomercato in orbita Milan, un vecchio nuovo nome, perché se ne è parlato anche un pochino negli ultimi anni, sono sempre state voci, rumors, più che notizie confermate. Ma stamattina Gazzetta dello Sport è uscita prepotentemente accostando Federico Chiesa al Milan e scrivendo che l'agente Fali Ramadani ha proposto a Milan, a Roma, a Lazio e a Napoli il giocatore che è stato praticamente tagliato fuori dal progetto bianconero, nonostante di Thiago Motta e Giuntoli, nonostante la storia Instagram che ha messo, il post Instagram che ha messo Chiesa qualche minuto fa con i due pallini bianconeri a simboleggiare il fatto che comunque io sono qui e sono ancora un giocatore della Juventus. Però il giocatore è in uscita, il problema vero è l'ingaggio Federico Chiesa per milioni netti a stagione. La richiesta che ha fatto la Juve per il rinnovo era molto alta, probabilmente intorno agli 8, anche se non ci sono notizie confermate di questa cosa, e Gazzetta dello Sport ha riportato proprio questo, nel senso che il Milan ha risposto negativamente, non ha detto no ma ha frenato con la seguente motivazione: l'ingaggio del calciatore è troppo alto, andrebbe comunque ad essere pagato probabilmente come il top player della rosa, che è Rafael Leao, e in un momento storico dove tu devi rinnovare sia Hernandez che Mike Maignan, andare ad ingaggiare un calciatore del genere, che di cartellino spenderesti veramente poco, perché si parla di 15-20 milioni di euro, una cifra che il Milan ha dimostrato di potere, sapere e volere spendere, però l'ingaggio è pesante, davanti il pacchetto offensivo anche abbastanza completo. Certo, Federico Chiesa è un nome al quale difficilmente si può dire di no, però il Milan ha frenato e credo che la situazione non evolverà. Non so cosa ne pensi tu, Jack, ma mi farebbe molto strano vedere Federico Chiesa con un ingaggio così pesante con la maglia del Milan nella prossima stagione. Sì, anche senza garanzie di titolarità, perché davanti i titolari ce li abbiamo. Perché hai detto bene, perché insomma la questione dell'ingaggio e del ruolo, del peso specifico all'interno dello spogliatoio è una questione importante, però è anche vero che arriverebbe un momento storico in cui il Milan non ha bisogno assolutamente di un esterno
per fare quel salto di qualità che si chiedeva tempo fa, perché sono arrivati Pulisic, Chukwueze, ci sono comunque Leao e Okafor, insomma arriverebbe con un ingaggio da titolare, perché sarebbe un ingaggio da titolare, e dovresti un po' accantonare quelli che sono stati comunque un investimento importante nel corso della scorsa stagione. Sarebbe un po' uno stravolgimento inutile, francamente, mi viene da dire adesso, per quanto possa risultare un affare dal punto di vista puramente del mercato, mi sembra evitabile in questo momento preciso. Anche perché, voglio dire, l'avessi fatto a giugno, avrei potuto avere tutto il tempo per fare i tuoi ragionamenti, ma fatto adesso, onestamente, mi sembra un po' più... Il calciatore deve uscire, il club deve liberarsene, il procuratore lo sta promuovendo, praticamente lo sta proponendo a tutti, e il Milan fa parte dei tutti, e quindi è arrivata questa voce. Ma abbiamo esaurito gli argomenti per oggi. Io ricordo i prossimi appuntamenti sul canale YouTube di Radio Rossonera. Domani ovviamente obbligo di riscatto, venerdì invece, oltre ad obbligo di riscatto, uscirà Due Fantagenitori, un piccolo appuntamento che richiama la trasmissione sul fantacalcio e sul calciomercato con me medesimo e Andrea Roderi. Vi ricordo anche che ieri è uscito un video speciale sul nuovo fantacalcio della community Radio Rossonera che stiamo organizzando insieme a Fantalgoritmo, quindi se vi interessa giocare con, insieme e soprattutto contro di noi, ma anche contro tutti gli ascoltatori, andate a recuperarvi il video, scriveteci sui social e vi inseriremo nella nostra lega. Vi ricordo che il sito non va in vacanza, quindi se volete leggere tutte le notizie, anche se ce ne sono poche, però tutte le interviste post partita, le analisi di questo Milan-Barcellona, i top, i flop, le parole di Fonseca, le parole di Torriani, la lunga intervista di Ibrahimovic rilasciata ieri al The Athletic in cui ha parlato ancora del suo ruolo, trovate tutto sul sito di radiorossolera.it. 8 ragazzi che ci stanno dietro tutto il giorno, che vi portano notizie nonostante fuori facciano 45 gradi e sia pienissimo di zanzare, almeno dove sono io. Io ti ringrazio, Jack, per essere stato con noi anche in questo appuntamento. Grazie a te Davide, grazie a voi per averci ascoltato e alla prossima. Ringrazio tutti anche da parte mia, a presto, sempre sui canali YouTube di Radio Rossonera. Ciao.